Se ne sono andate già 3 giornate nel massimo campionato di hockey su pista, il verdetto pare unanime, sarà un torneo all'insegna del grande equilibrio. Paiono almeno 4-5 le squadre in grado di ambire al titolo tricolore che da 2 anni, ricordiamo, è sulle maglie del Forte dei Marmi. Tra queste anche il CGC Viareggio che dopo 2 pareggi, peraltro contro interlocutori scomodi, è riuscito finalmente a sbloccarsi piegando con un tennistico 6-3 pugliesi del Giovinazzo. Una gara che ha ribadito la solidità della formazione bianconera di Alessandro Bertolucci che non a caso pochi mesi fa ha costretto il Forte alla bella squadra. Detto. Il tutto nel contesto di una giornata dove i rossoblù campioni d'Italia hanno espugnato la pista del Tiene, ritrovando il loro fuori classe Pedro Gil, ma confermando altresì di non essere ancora al top della forma, e forse è giusto così. Detto che la quarta di andata, slitta quasi completamente a martedì 27, che nell'anticipo il Follonica ha regolato il solito Tiene fanalino di coda, se ne vince una classifica che vede, anzi, rivede Maremmani al comando con 10 punti e una partita in più, dopo tempo immemorabile. Dietro però esiste un notevole equilibrio, squadre come le due versiliesi, ma anche Matera e Breganze si candidano ad un ruolo importante. Intanto sabato sera tornano le coppe europee che vedranno scendere in pista anche Forte dei Marmi e CGC Viareggio. Nel primo turno di Eurolega i rossoblù ospiteranno gli spagnoli di Alvendrell nel girone C in quella che è la Champions del rotellismo. Viareggio inserito invece nel girone D è impegnato nella trasferta sulla pista del Liceo La Corugna in un raggruppamento che comprende anche Oliverense e Basilea. Per la serie si può fare, ovvero puntare con decisione ai quarti di finale della massima competizione europea per clubs.